davanti al concerto Suoni e Parole per la Pace, promosso dall'Associazione Musicale Andrea Loggia, eseguito dal corpo bandistico Vincenzo Bellini di Palma di Montechiaro e diretto dai maestri Giuseppe Vitello e Gioacchino Scicolone, in occasione della ricorrenza del 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale. È un vivo piacere, ma anche molta emozione per me aprire questa serata. Sarà una serata ricca di emozioni, articolata con tanti argomenti. Naturalmente una serata, magari voi la vedrete il risultato, ma ha richiesto veramente tanto impegno, tanto sacrificio, perché il lapsus che ho fatto all'inizio, promosso e promesso, era stato lapsus quasi voluto, perché questa serata veramente era una promessa che ci aveva fatto il maestro Scicolone. Quindi direi subito io di iniziare con il leggere il curriculum rinomato della nostra banda, così avremo modo di assaporare meglio la serata. Il corpo bandistico musicale Vincenzo Bellini di Palma di Montechiaro, la cui attività è promossa dall'Associazione Musicale Andrea Loggia, rappresenta una delle realtà più significative nel panorama bandistico siciliano. Nella sua lunga storia si sono alternati alla direzione i maestri Maneri, Terranova e Loggia. Nel 1984, grazie alla sensibilità manifestata dall'amministrazione comunale, la tenacia e la professionalità del maestro Rosario Losardo, il corpo bandistico musicale si ricostituisce e, oltre a rappresentare una fabbrica di talenti, rappresenta nel contesto sociale della città un importante punto di riferimento per numerosi giovani. Sotto la guida del maestro Losardo, il corpo bandistico ha partecipato a numerosi raduni bandistici ed effettuato numerosi concerti in diverse località siciliane. Il repertorio spazia da brani lirici a sinfonici a composizioni originali per banda. Molti componenti della banda hanno maturato esperienze professionali significative, collaborando con enti nazionali, tra cui EAOS, Brass Group, Sony Ventorum, e partecipando a concorsi di perfezionamento sia in Italia che all'estero. La banda, all'interno, vanta la presenza di molti elementi diplomati in strumento musicale presso conservatori di Stato e tanti altri allievi che studiano strumento che stanno per specializzarsi. Il repertorio eseguito dal corpo bandistico è di vario genere, spazia dagli autori più classici come Rossini, Verdi, Mozart, ad autori contemporanei come Jacob Dehaene, Nunzio Ortolano e Ennio Morricone. L'Associazione Musicale Andrea Loggia fa parte dell'ANBIMA, Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, che ha stipulato un protocollo d'intesa con il Liceo Musicale Vincenzo Bellini di Caltanissetta, con il quale permette a tutti gli allievi che intendono studiare per il conseguimento del diploma di strumento di poterlo fare rimanendo nel proprio comune all'interno dell'Associazione Musicale Andrea Loggia, e questo gli rende veramente tanto merito a questi ragazzi e a chi si impegna con loro. Negli anni di esistenza dell'associazione si sono tenuti diversi masterclass da parte di docenti che sono attualmente impegnati come strumenti solisti nelle minori orchestre nazionali, come il maestro Antonio Sicoli, primo trombone dell'Orchestra Toscana, il maestro Angelo Cino, primo clarinetto della EAOS, Orchestra Sinfonica Siciliana, il maestro Nunzio Ortolano, il maestro Raffaele Farigos Garcia. Ciò permette agli attuali direttori, i maestri Giuseppe Vitello e Gioacchino Scicolone, di proporre brani di non sempre agevole esecuzioni e altri brani con formazioni non convenzionali come voce recitante banda, quattro voci e banda. L'associazione è il motore artistico musicale della nostra comunità e di questo ne siamo fieri, ed è con orgoglio ed impegno che vogliamo sempre che continui la nostra attività artistica qui a Palma. Avrebbero dovuto esibirsi come da scaletta adesso i ragazzi della scuola media Tomasi del corso musicale, però hanno avuto un imprevisto perché stanno realizzando un altro impegno, un altro evento con la loro scuola e quindi non sono potuti essere qui. Facciamo lo stesso un in bocca al lupo a questi giovani artisti, alla loro dirigente, per la buona riuscita di questo altro evento. So che tutti attendete adesso la musica, la buona musica a cui ci hanno abituati e viziati
maestri e il corpo bandistico. Però c'è da fare una premessa. L'evento di stasera è un evento che a livello nazionale verrà commemorato in tantissime città in Italia. E anche a Palma, grazie all'idea dei maestri, abbiamo questa ricorrenza. È una ricorrenza triste, un episodio drammatico della storia anche dell'Italia. E la musica da sola non basterebbe a trasportarci in questo viaggio nel tempo. E quindi ci aiuteremo con le parole, con momenti di prosa, con momenti di poesia, che ci aiuteranno a capire il dramma di chi ha vissuto la guerra. E partiamo con un brano di prosa. Il brano è tratto dal libro di prossima pubblicazione, L'uomo che svegliava i pesci, di Giuseppe Cantavenera. L'autore è qui tra noi questa sera, lo salutiamo ora, signor Giuseppe Cantavenera. Il testo è emblematico per capire l'assurdità di una guerra che causò 1 milione di vittime fra morti e feriti, ma vuole anche rendere omaggio ai soldati semplici, di cui tanti analfabeti, come il protagonista della storia, padre dello scrittore, che si distinsero per il coraggio e la fedeltà alla patria sotto il continuo e disumano comportamento di alcuni comandanti e il volere speculare allo stesso. Lo reciterà per noi Lina Dizzini. Francesco Cantavenera nacque a Licata il 29 maggio 1892. Il padre, calogero, contadino, lo portò a lavorare in campagna all'età di 6 anni. Francesco rimase analfabeta. Nella sua vita fece diversi mestieri: il contadino, il capraio, il trasportatore di zolfo, insieme al padre dalla miniera di Passarello al porto di Licata, il carrettiere. Oltre al raccolto del suo terreno, comprava ortaggi che portava a vendere nei paesi dell'interno, caricatissero di falco, butera, accompagnato nella solitudine della notte dal cicolio del carretto. Scoppia la Grande Guerra. Nei primi di gennaio del 1916, a Francesco arrivò la cartolina precetta. Aveva 26 anni. Doveva presentarsi a Siracusa, destinazione Tolmezzo. 3 giorni e 3 notti di viaggio in treno merci, uomini e muli. Da Tolmezzo a Vigonza, al fronte sul Trentino, dove fu assegnato alla seconda compagnia, 224° Reggimento Brigata Etna, reparto Zappatori. Scavare trincee, ricoveri, ricavate colpi di piccone nella ferrigna roccia carsica. I combattimenti tra i 7 comuni, Monte Cimone, Monte Cucco, Cima 11, Cima 12, San Michele, San Gabriele, 100 metri, anche meno, a spararsi addosso, italiani e austriaci, senza sapere il perché. Per conquistare un palmo di terreno, di roccia, l'esplosione delle granate, il fischio delle pallottole, un po' avanzavano, un po' si ritiravano, i soldati che cadevano come spie, la fame, i pidocchi, che i soldati si strappavano a pugni dalle ascelle, dalle parti deboli, i trepeli, le scarpe rotte, le fasce alle gambe inzuppate dalla neve, acquattate dentro le trincee. Sul grappa, dopo un aspro combattimento, i fanti trovano riparo dentro un ricovero, fanno cerchi attorno a un focherello. All'alba le trincee sono piene di neve. Un fante, dritto, il fucile 91 stretto tra le mani, è morto assiderato, il freddo lo aveva mummificato. Il fante Cantavenera partecipa alla presa di Gorizia. Gli austriaci, meglio armati, sparano dalle colline che circondano la città. Il cannoneggiamento dura 7 giorni. Le 2 trincee nemiche sono vicine. I soldati, addossati nella trincea, avvistano la pagnotta, la guardano, se la mangiano con gli occhi. La fame torce le budella. Gli austriaci sono a 200-300 metri. Uscire dalla trincea e rischiare la vita. Francesco d'un balzo scavalca la trincea, strisciando, riesce a recuperare la pagnotta.
è dura, una pietra, pesta col calcio del fucile, i pezzetti volano tutti intorno, i commilitoni si danno ad accoglierli. Gennaio del 17, Francesco è sul Monte Nero, qui col freddo che tagliava la faccia, le fasce ai piedi dure come il ghiaccio, a Francesco gli si congela il piede gli bruciava come se dentro ci avesse il fuoco, convinte come tanti aghi nella carne. Francesco non ricorda più niente, si ritrova all'ospedale di Pordenone, un mese dopo lo trasferiscono al convalescenzario di Sacile, dove dichiarato inabile al fronte, per 2 mesi i malati facevano servizio nelle retrovie. Mentre erano a riposo si erano lavati l'uno con l'altro con pezzi di sapone. Il tenente fece disporre fante vita con i viveri in mano per pagargli la cinquina, mezza lira al giorno. Agli zappatori davano un soldo in più, 11 soldi al giorno. Non prendevano la paga da un mese, perciò gli toccava 16 lire e mezza. Per primo chiamò Francesco, entra nella baracca, il furiere è seduto al tavolo e accanto il tenente, in piedi. Francesco gli fa il saluto e quello gli guardò le mani. Canta Veneta, e i viveri di riserva dove sono? I viveri di riserva. Una scatoletta e una galletta lungo il cammino le abbiamo consumate. Una scatoletta, una galletta l'abbiamo mangiata ieri sera, che ieri sera, e si può informare, il rancio non è arrivato. Allora, disse al furiere, che era palermitano e si chiamava Loverso, caporale Loverso. Loverso, ti trattieni 5 lire per le gallette e 10 per le scatolette, e sono 15 lire. Dai una lira e mezza. Francesco così rispose, già che si è tenuto 15 lire, il resto glielo lascio a beneficio dello Stato. Dopo la disfatta di Caporetto, una parte del reggimento fu dislocato sul Piave. Francesco fu mandato sul Monte Crappa. Qui, l'11 gennaio del 18, fu ferito al piede congelato. C'era un treno di feriti in partenza per Civitavecchia. 20 vagoni, 3 ordini di cuccette. Francesco fu ricoverato all'ospedale della città e operato, gli tagliarono mezzo piede. Dopo 3 mesi fu mandato al distretto di Girgenti in convalescenza. Congedato, tornò a Licata nei primi di giugno. Gli assegnarono una modesta pensione e un paio di scarpe ogni anno. Il parco arrivava puntuale. Dentro c'era il modulo già compilato per il pagamento di una scarpa, la scarpa del piede buono. Nonostante tutto, l'alfante zappatore canta bene da Francesco. Gli occhi luccicarono quando gli arrivarono la croce di bronzo, la medaglia e poi la nomina di Cavaliere della Repubblica. Francesco è morto l'11 gennaio 1982. Riposa accanto a Maria nel cimitero di Palma di Montechiaro.